Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo unboxing in collaborazione con il sito Bead Park. Bene, questo è il riepilogo di tutti i materiali che ho scelto e ne ho scelti 23. Quindi, prima di passare a vedere cosa mi è arrivato e cosa ho scelto, vi lascio il mio codice sconto qui, è uno sconto, del 3%, quindi fate tranquillamente acquisti perché conviene, risparmiate tantissimi soldini e avete una scorta di materiale molto valido. Dunque, ragazze, vi volevo spiegare una cosa. Se scegliete, io ve lo ripeto sempre, la spedizione SL EUR in 7-15 giorni il pacchetto vi arriva. Quindi ogni volta che fate acquisti, scegliete la spedizione SL EUR. Adesso possiamo vedere tranquillamente i materiali e io non vedo l'ora di vederli insieme a voi, anche se una piccola sbirciata la sto dando. Allora, iniziamo dal primo pacchettino ed è questo qui. È un cordino, diciamo, piatto in caucciù. Questo è il codice, eccola che arriva e abbiamo anche la micina che sta arrivando, ha visto i pacchetti. Questo qui è il cordino piatto. Se avete visto il tutorial dove ho realizzato il bracciale con il cuoio, questa volta per creare dei bracciali estivi ho voluto prendere proprio questo qui in caucciù piatto. Quindi, ragazze, ci possiamo sbizzarrire nel creare dei bei bracciali super estivi. Allora, tanti materiali li ho ripresi, tante colorazioni le ho riprese proprio perché mi sono piaciute tantissimo e quindi, come vedo che magari mi stanno per terminare, le riprendo. Allora, iniziamo da questo colore che a me piace tantissimo. Questo è il codice, è un filo all'interno della bustina e sono questi cipollotti nella misura 3x4 mm in colorazione magenta. È stupendo. Poi, ragazze, vi faccio vedere i cipollotti un pochino più grandi, nella misura 4x6 mm. Il codice è lo stesso, cambia solamente il numero finale e il numero finale è comunque collegato al colore del cipollotto. Bene, allora iniziamo da questo. Come vedete il codice è uguale, il numerino finale è 07 e ho preso questo bellissimo filo. Guardate che bello, questo colore mi piace tantissimo, adesso non molto molto bello, bellissimo. Ho ripreso un verde e adesso vi faccio vedere, prima vi faccio vedere il codice ragazze, quindi il codice è uguale per tutti, cambia solamente il numerino finale ed è questo filo di cipollotti verdi e l'ho ripreso proprio perché mi è piaciuto tantissimo e ho realizzato un bracciale utilizzando questi cipollotti. Quindi ragazze, veramente bello, bello, bello questo colore. Poi ho preso questo ed è quest'altra colorazione di verde. Anche questa è molto, molto bella. Questo è leggermente più scuro rispetto a quello di prima. Eccolo qui. L'ultima bustina è questa qui e ho preso questo bellissimo celeste, bello veramente, molto pastello. Quindi con i cipollotti abbiamo finito. Poi ho preso due fili di pietre dure, un filo da 4 mm che è questo qui, codice. Questo dovrebbe essere un filo di giada lavanda. Sì, dovrebbe essere un giada lavanda. Comunque nell'info box trovate poi tutti i link, ragazze, quindi andate a vedere. Dunque, quando scelgo le pietre, io ve lo ripeto, seleziono sempre naturali e non colorate. E questo qui è il filo di pietre da 4 mm. Poi ho preso, eccolo qui. Questo, ragazze, è un altro filo di pietre dure, questo è da 6 mm e questo è un filo di acqua marina. Eccolo qui. Poi ragazze, ho ripreso questi dischi in ematite dorata.
Allora, questo è il codice. Ogni singolo disco misura 6x2 mm e io questi li ho presi per andare ad abbellire queste semplicissime collanine fatte con i dischi di pasta polimerica. Allora, i dischi di pasta polimerica misurano sempre singolarmente 6x1 mm. Quindi, come vedete, ho fatto un tot, quindi non so se sono adesso 10 di una colorazione e un disco di ematite, 10 di un'altra colorazione e un altro disco di ematite, fino ad arrivare alla lunghezza desiderata e poi chiudo con tutti gli elementi in acciaio inossidabile. E questo girocollo, insomma, è mio, me lo sono personalizzato con il mio nome. Però devo dire che questi dischi di ematite ci stanno veramente bene. Poi ho preso nella sezione delle Rokail, mi sono resa conto che ci sono anche le Rokail 80 della Miyuki. Purtroppo le altre colorazioni che avevo scelto sono andate esaurite proprio perché erano un prezzo super conveniente, tipo $1,06 a bustina, quindi una cosa super scontatissima. E quindi tutte le altre bellissime colorazioni che avevo messo nel carrello sono andate esaurite, quindi sono riuscita a prendere solo questa colorazione. Allora, questo è il codice. Sono 10 grammi, ragazze, perché tante volte me lo chiedete, però sono 10 grammi, lo vedete scritto qui. Quindi ogni bustina contiene 10 grammi di Rokail. E ho preso questa colorazione. Spero di riuscire a prendere anche altre colorazioni perché comunque ho scoperto, insomma, che ci sono anche le 80 della Miyuki e quindi sono super contenta, ragazze. Poi ho preso qualche stampo per andare a lavorare con la resina. Allora, iniziamo da questo codice. Sono due pezzi all'interno della bustina. Sono questi stampi per creare queste stelline. La stellina è fatta in questo modo, è bombata, non è piatta e devo dire che mi piace tantissimo. Un altro stampo. Questo è il codice, sempre due pezzi. Ora lo vediamo insieme. Allora, è lo stampo, aiuto, è lo stampo questo qui con i fiorellini. Ora ne apro uno. Eccolo qua, ragazze. Quindi questo è lo stampo per creare i fiorellini e abbiamo il fiorellino più grande, il fiorellino medio e quello leggermente più piccolo. E anche qui ho preso due stampi proprio per lavorare in coppia. Poi ho ripreso questo stampo, ragazze, vi faccio vedere prima il codice e questo è lo stampo. Lo stampo, come vedete, è trasparente come gli altri che ho preso, quindi questi stampi possono essere utilizzati sia con la resina epossidica che con la resina UV. Oltretutto, questi fiorellini, come vedete, sono molto piccoli e quindi bastano pochissime gocce di resina per riempirli. Quindi, se abbiamo delle piccole rimanenze di resina, possiamo utilizzarle benissimo per riempire questo stampo. Poi, l'ultimo stampo che ho preso è questo qui. Allora, qui ho sbagliato io la misura, pensavo fosse grande come quello che ho già, infatti pensavo di aver ripreso lo stesso identico stampo, invece no, questo è molto più piccolino, però lo riprenderò perché è veramente carinissimo, anche se è piccolino, noi ci possiamo benissimo creare dei ciondolini da applicare a dei braccialetti. Secondo me, come ciondolino da braccialetto è carinissimo, è perfetto. Poi, ragazze, andiamo avanti. Con gli stampi abbiamo finito. Sì, ok. Andiamo avanti perché ci sono rimaste ancora parecchie bustine. Allora, questa confezione in acciaio inossidabile, 100 pezzi, sono queste perle distanziatrici in acciaio inossidabile. Sono mi pare da 6 mm, sì, si misurano 6 mm. E ora vi faccio vedere le perle. Eccole qui. Hanno il foro abbastanza largo. Ok. Poi, sempre in acciaio inossidabile, abbiamo
questa confezione con all'interno 20 pezzi. Allora, sono le basi pronte, quindi sono delle collanine già pronte con moschettone da una parte, quindi abbiamo moschettone e anellino dall'altra. Oddio, aspettate, anellino. Io questo anellino sicuramente lo andrò a cambiare, metterò un anellino più grande, anzi no, aggiungerò un anellino leggermente più grande. In questo modo mi sono fatta una piccola scorta di basi già pronte in acciaio inossidabile. Quindi anche queste le ho riprese e ve le consiglio. Vi faccio vedere, rivedere per l'ennesima volta, vedere e rivedere per l'ennesima volta queste monachelle. Codice, sono 10 pezzi all'interno della confezione, ma possiamo scegliere anche la confezione da 100 pezzi. Queste sono in acciaio dorato, ma è un acciaio 316, quindi un buonissimo acciaio. E queste monachelle io ve le consiglio, straconsiglio veramente, ogni volta ve lo dico, perché sono fatte benissimo, resistentissime, l'acciaio è valido. Oltretutto la confezione di 10 pezzi, ragazze, non costa neanche tantissimo, perché potete trovarli anche in super sconto a 1,67 dollaro. Ma il prezzo di solito si aggira sui 2 dollari e qualcosa, e sono 10 pezzi. Per questo vi dico, se dovete fare scorta di minuteria, fatelo tranquillamente su questi siti. In questo modo avete una bella scorta e pagate molto meno rispetto a quello che, se io vado a comprare una coppia di monachelle di questo genere su un sito italiano, ragazze, non me la fanno pagare meno di 1,50 euro. In acciaio color acciaio. Se cominciamo a parlare di acciaio dorato, arriviamo anche a 2 euro per una coppia di monachelle, ragazze, e qui ce ne prendete 10 con 2 dollari e qualcosa. Quindi notate la differenza, tanto lo stesso identico prodotto, identico. Quindi mi dispiace dirlo, però ognuno deve guardare la propria taschina, ovviamente, perché non siamo nate tutte miliardarie. Quindi io preferisco fare acquisti dove posso prendere anche una quantità ad un prezzo ragionevole e avere quindi la possibilità di avere anche una bella scorta nel tempo. Poi andiamo avanti con questi componenti, sempre in acciaio. Sono 10 pezzi e questi sono dei terminali a calottina con l'asolina sopra. Dunque, aspettate che ne tiro fuori uno. Quindi questa è la calottina e sopra c'è la solina, e queste sono ottime per rifinire gli stampi, quelli a forma di stellina che vi ho fatto vedere poco fa. Li ho presi anche in una misura più piccola, questa è una misura da 4 mm. Questo è il codice, anzi ne ho prese due confezioni, ragazze, così ho 20 pezzi, vedete? Quindi il codice è lo stesso e ho una piccola scorta di questi terminali. Ora vi faccio vedere cosa c'è in questo pacchettino. Allora, questo è il codice, un pezzo all'interno della bustina, e nella bustina, ragazze, c'è questa base anello. Vedete come è fatta, c'è questa scanalatura, e quindi qui possiamo lavorare con le perline. La misura è grande, perché c'era solo questa disponibile. Comunque l'ho voluto prendere proprio perché voglio provare a realizzare un qualcosa con questo anello, e questo è sempre in acciaio inossidabile. Ho preso questa bustina, questo è il codice, sono 20 pezzi all'interno della confezione, però possiamo prendere anche più pezzi, e sono, ora vi faccio vedere, questi strass a base piatta della Swarovski, e ve lo ripeto ogni volta, sono Swarovski originali. Poi vi faccio vedere il penultimo articolo. Sono due confezioni, quindi il codice è lo stesso. Sono 5 pezzi per ogni confezione, e ora vi faccio vedere cosa ho preso.
Ho preso questi chaton da 8 mm, sono già rifiniti di castone in ottone e ne ho preso appunto due bustine proprio per riuscire a fare delle coppie. Allora, vediamo un pochino. Sì, ci sono delle coppie pronte ad essere utilizzate. Rimane fuori il giallo e quel verdino lì. Non sono Swarovski questi ragazze, però devo dire che sono molto sbrilluccicosi, molto molto belli. Adesso passiamo all'ultima bustina. Ta-da! Potevo aver preso, secondo voi, sì, rivoli ovali 10x12 mm, perché di questa colorazione bellissima ho preso, ho la misura 13x18 mm. E voglio prendere anche le misure leggermente più piccole. Aspettate, quindi per adesso ho preso questa 10x12 mm. È bellissimo questo colore, mi piace veramente tantissimo, guardate che bello. Prossimamente prenderò la misura anche 8x10 mm e di queste trovate già le incastonature, perché ho creato il bracciale con il cuoio piatto utilizzando sia la misura 10x12 mm che la misura 8x10 mm. Quindi ragazze, casomai ve lo lascio nell'info box oppure andate a vedere tranquillamente tra i miei tutorial e trovate il tutorial del bracciale con gli ovali più piccoli incastonati. Quindi questo è tutto quello che ho scelto sul sito Bitpark. E quindi ragazze, io vi lascio i link nell'info box, quindi il link del sito Bitpark, il mio codice sconto che vi lascio anche qui, così lo avete a disposizione a inizio video, a fine video, nell'info box insieme a tutti i link dei materiali che ho ricevuto. Bene ragazze, io vi saluto, vi mando un mega bacione, fatemi sapere cosa ne pensate di questi materiali. Ciao ragazze, vi auguro una buona giornata.